Benvenuti agli amici di Extreme Hardware. Il mese scorso Asus ha presentato il nuovo PadFone Infinity, un terminale dotato di telefono più tablet dalle caratteristiche tecniche di primo ordine. Parliamo di un quad-core Snapdragon 600 da 1.7 GHz, 2 GB per la memoria RAM, configurazione da 32 o da 64 GB più 50 GB che Asus ci mette a disposizione online, uno schermo da 5 pollici Full HD Super IPS, una fotocamera posteriore da 13 megapixel mentre un'anteriore da 2 megapixel e una batteria da 2400 mAh. Questo per quanto riguarda il telefono. Per quanto riguarda il pad invece abbiamo un 10.1 pollici Super IPS sempre Full HD e una batteria da 5000 mAh. Queste sono le caratteristiche del PadFone Infinity, che per adesso è solamente stato lanciato e non è ancora quindi acquistabile. Quindi il soggetto della nostra recensione odierna è il PadFone 2, il modello attualmente di punta per quanto riguarda le proposte di Asus, avente delle caratteristiche tecniche leggermente inferiori rispetto a quelle dell'Infinity, ma comunque di primo ordine. Parliamo di un processore quad-core Qualcomm Snapdragon S4 da 1.5 GHz basato su Cortex A15, comparto grafico sempre Adreno 320, sempre 2 GB di RAM, versioni da 16, 32, da 64 GB più i 50 GB online da parte di Asus. Abbiamo uno schermo HD da 4.7 pollici, risoluzione 1280x720, abbiamo una batteria da 2140 mAh e comunque la fotocamera da 13 megapixel posteriore più una da 1.2 megapixel frontale. Mentre per quanto riguarda la PadFone Station rimangono i 10.1 pollici per uno schermo IPS da 1280x800 pixel e una batteria da 5000 mAh. Andiamo quindi a vedere come si comporta questo terminale. Io sono Angelo e questa è la recensione del PadFone 2. Bene, dopo aver elencato le caratteristiche tecniche di questo prodotto, andiamo a aprire le due confezioni con le quali viene venduto. In quella più piccola ovviamente troviamo lo smartphone, il telefono, subito nella parte alta della confezione. Sotto di esso troviamo un cartoncino con la linguetta per estrarlo più facilmente, con all'interno una documentazione cartacea scritta in giapponese, presumo, o comunque un linguaggio a me assolutamente incomprensibile. Subito ancora all'interno troviamo questa clip che permette l'apertura dello sportellino per inserire la micro SIM e degli adesivi che riportano sopra il codice email del prodotto. Poi nella parte inferiore della confezione troviamo l'adattatore per attaccare il dispositivo alla corrente, quindi caricarne la batteria sia della PadFone Station che del terminale in sé, all'attacco USB per poterlo collegare direttamente al cavo USB che troviamo sempre nella confezione, che ci permette anche di collegare ovviamente il dispositivo al computer per spostare i dati, eccetera eccetera. All'interno troviamo anche le cuffie in dotazione e delle sostituzioni per degli auricolari sostitutivi per le cuffie. Mentre adesso andiamo ad aprire la confezione più grande, che contiene la station da 10.1 pollici e subito sotto di esso c'è uno scompartimento che praticamente è vuoto e dove trovano soltanto posto i vari dati per i serial number del prodotto, ma in sostanza non c'è nient'altro. Andiamo dunque a vedere subito come è fatto il terminale, il telefono. Facciamo un po' di spazio, ok. La parte superiore è composta per la maggior parte della superficie dallo schermo da 4.7 pollici Super IPS. La parte bassa invece
trova spazio il logo Asus e i tre tasti per muoverci indietro, tornare alla home oppure vedere le varie attività avviate sul telefono, i vari tasti classici di Android. Nella parte alta troviamo la fotocamera da 1,2 megapixel frontale. E basta per quanto riguarda la parte frontale del dispositivo. La parte laterale invece vede i tasti di accensione standby, il tasto del volume più, volume meno. Ha questa fascia grigia in alluminio che è molto carina, devo ammettere. La parte posteriore presenta invece una superficie antiscivolo con la fotocamera da 13 megapixel con il flash e lo speaker. La parte superiore vede l'ingresso per le cuffie da 3,5 del jack da 3,5 pollici e lo slot per quanto riguarda le micro SD. E le micro SD, scusate, non c'è nessuno slot per le micro SD e neanche per le SD, infatti la memoria non è espandibile. Per quanto riguarda le micro SIM, scusate. La parte sotto invece sul fondo troviamo la porta mini USB, scusate, la faccio vedere meglio, la porta mini USB con questi due fori che prevedono l'inserimento del terminale nella station e permettono alla batteria da 2410 mAh di ricaricarsi. Bene, allora facciamo subito che ci accendere questo terminale prima di vedere invece come è fatta la station, che vedremo dopo, tanto non ha delle particolarità esagerate. Quindi accendiamo il terminale, adesso era già avviato, era soltanto in standby, lo sblocchiamo. Questa versione è Android Jelly Bean 4.1.1, il telefono all'inizio veniva venduto con la 4.0.9 che presentava alcuni bug che sono stati in parte risolti con questa nuova versione. Un bug abbastanza frequente era quello nel caso abbassassimo completamente i toni del telefono, rimanevano alti le notifiche, cioè se abbassavamo le suonerie completamente le notifiche rimanevano comunque alte. Invece in questo caso, come potete vedere, abbassando il volume del telefono, azzerandolo, si azzerano anche le notifiche, e quindi qua è un bug che è stato fissato. Un altro bug invece che a mio avviso non è stato fissato e quindi sistemato è quello che riguarda la luminosità automatica. Infatti ho come appunto la sensazione che provando e riprovando il telefono ho avuto questa sensazione che insieme abilitando, scusate, adesso ho cliccato, ok, abilitando la luminosità dello schermo in maniera automatica, questa venga portata automaticamente al minimo. E questo è, diciamo, l'unico bug, tra virgolette, che ho riscontrato. L'interfaccia è classica di Android Jelly Bean. Andiamo subito a vedere come si comporta il telefono su internet. Quindi abilitiamo la wifi. Io adesso sono sotto Fastweb, quindi ovviamente le prestazioni varieranno anche non solo in base al telefono, ma anche in base alla rete sotto cui vi trovate. Ok, adesso sono connesso molto bene. Navighiamo e in automatico ci apre la pagina di asus.com. Ecco, già subito un'applicazione che possiamo mostrare, introdotta in questo smartphone. Se vedete qua a fianco c'è questa iconcina che possiamo spostare giusto per non ingombrare lo schermo, che presenta come un dizionario. Questo è appunto un dizionario che ci permette anche di tradurre semplicemente dall'inglese o da altre lingue, dall'inglese soprattutto, i contenuti scritti nella nostra lingua. Quindi è molto semplice da utilizzare, basta cliccare sopra appunto questa icona che si illumina di blu e sottolineare ciò che vogliamo
tradurre. In automatico il telefono ci traduce dall'inglese all'italiano ciò che abbiamo sottolineato e abbiamo anche la possibilità di far leggere quello che abbiamo sottolineato. Touchscreen notebook. Touchscreen notebook, lui ha detto notebook, però va bene uguale, diciamo ovviamente la pronuncia non è proprio il massimo della vita, però è molto utile quando si naviga su siti inglesi, magari dobbiamo appunto, non capiamo qualcosa, vogliamo tradurre in maniera molto veloce. Andiamo, cambiamo pagina, andiamo su extremehardware.com. E vediamo come renderizzare pagine e soprattutto come funziona anche il pinch to zoom. Ok, avete visto che è stato caricato praticamente istantaneamente. Ho avuto la possibilità di provare questo terminale per 7 giorni buoni e devo ammettere che è eccellente sotto questo punto di vista. La velocità di navigazione e il rendering delle immagini è immediato, praticamente è veramente velocissimo. Il pinch to zoom funziona egregiamente. Come potete vedere, le immagini vengono scalate alla velocità della luce, vengono subito renderizzate. Quindi offre sicuramente una navigazione molto molto confortevole. Proviamo ad aprire una recensione pubblicata sul nostro sito e vediamo, potete vedere la velocità con la quale si caricano i contenuti. Veramente sbalorditivo sotto questo punto di vista. Anche le lettere, come potete vedere, sono chiarissime. Anche zoomando al massimo con questo touchscreen capacitivo da 10 punti, è incredibile la qualità dello schermo, tra l'altro Super IPS ha un dettaglio veramente veramente elevato, soprattutto se utilizziamo una luminosità un po' più elevata, possiamo veramente vedere la brillantezza dei colori di questo dispositivo. E questa è una cosa che si evince soprattutto se vogliamo vedere dei video. Ovviamente se abbiamo con noi la station e vogliamo navigare su internet o vedere dei video, eccetera, eccetera, ovviamente ci conviene, cioè è più comodo, diciamo, collegarsi con la station grazie appunto ai 10.1 pollici e quindi vedere i contenuti in maniera più fluente, più grande soprattutto, e si vedono sicuramente meglio. Il touch è eccellente, non presenta nessun tipo di scatto, è veramente. Risponde veramente in maniera eccellente. Andiamo a vedere un po' di applicazioni invece che vengono installate già di fabbrica all'interno di questo prodotto. Allora, già di fabbrica possiamo trovare la possibilità di leggere se abbiamo un account, possiamo leggere dei contenuti Kindle per quanto riguarda un account Amazon, ovviamente, per quanto riguarda un e-reader, e quindi possiamo caricare tutta la nostra libreria di e-reader grazie appunto all'account. Abbiamo la possibilità, grazie ad App Backup, di effettuare il classico backup di tutte le applicazioni, eccetera, eccetera, che sono contenute all'interno del device. AppLocker ci permette di proteggere le nostre applicazioni mediante una password, c'è anche scritto, che ovviamente è modificabile, e quindi permette all'utente di non cancellare, o anche ad altri sconosciuti che magari vengono a contatto con il telefono, di non cancellare contenuti all'interno di esso. Abbiamo Audio Wizard che consente la personalizzazione dell'audio e soprattutto di come si ascolta l'audio. Possiamo cambiare i parametri per quanto riguarda appunto se siamo in ascolto di video, un ascolto musicale, eccetera, eccetera. Asus Studio ci permette di visualizzare tutto quello che è la nostra libreria, la nostra galleria di immagini e di contenuti multimediali.
block list, abbiamo l'elenco dei contatti che vogliamo bloccare, quindi evita che ci vengano che ci venga che, di, che ci veniamo disturbati da chi non vogliamo, della nostra da chi non vogliamo essere disturbati dalla nostra libreria dei contatti. Vabbè, abbiamo la calcolatrice, il calendario, dizionario che permette, c'è il dizionario inglese che permette appunto di tradurre, è come quello istantaneo, che è appunto quell'applicazione che abbiamo visto prima, ci permette di tradurre dall'inglese all'italiano semplicemente sottolineando il contenuto che vogliamo tradurre. Abbiamo Google Chrome già installato, quindi le varie applicazioni di Google, abbiamo un gestione file che è comodo, non c'è su tutti i dispositivi, che ci permette di spaziare all'interno della memoria e quindi visualizzare tutte le cartelle e tutto il contenuto del nostro telefono. Quali altre applicazioni utili ci sono? Vediamo, vediamo. Vabbè, Google Map, eccetera, eccetera. Movie Studio ci permette di creare un montaggio di video, un editor video. My Library è un lettore di reader. Come possiamo vedere, ovviamente questa è una funzione che sicuramente si vede meglio, è più di facile lettura sopra la station, grazie ai 10,1 pollici, però possiamo vedere che comunque le lettere sono di facile comprensione, non si affatica la vista. Comunque, sì, non è forse consigliatissimo leggere su 4,7 pollici quando abbiamo a disposizione 10 pollici. Altre applicazioni utili, abbiamo il Play Music che ci permette l'ascolto della musica, vabbè, Play Store ovviamente per poter scaricare le varie applicazioni, abbiamo la radio integrata. Proviamo adesso subito la funzionalità del telefono, proviamo soprattutto per vedere la qualità per quanto riguarda se usiamo il viva voce. Alziamo il volume. Allora, subito ecco una cosa che può dar fastidio durante l'utilizzo di questo telefono: se utilizziamo il dizionario istantaneo, questa icona che possiamo spostare spesso diventa d'impiccio. Nel senso, se noi abbiamo l'icona in basso, in questo caso siamo riusciti lo stesso ad abilitare comunque la. In questo caso siamo riusciti ad abilitare il viva voce, però capita spesso di avere questa icona di impiccio e quindi di doverla spostare e di non riuscire a cliccare dove effettivamente si vuole. Abilitiamo. Informazioni su servizi e promozioni attive sul tuo numero, digita 6. Per riascoltare questo messaggio, digita 0. Allora, per quanto riguarda la qualità del viva voce, quindi dello speaker, la qualità è buona. È buona anche durante l'ascolto di musica. L'unica cosa è che se si tengono i volumi eccessivamente alti, se li tiriamo su, come in questo caso, come avete potuto sentire, l'audio distorce un po' e quindi inizia a essere un po' gracchiante, diciamo. Invece mantenuto a dei livelli di volume medio-alti, non dico di tenerli bassi o di tenerli medi, ma medio-alti la qualità è eccellente, si sente abbastanza bene. Non, come in tutti i dispositivi è difficile trovare un dispositivo che abbia una qualità audio eccezionale, quindi eccellente, ma come in tutti i dispositivi di questo tipo, come anche i tablet, abbiamo un po' di mancanza di bassi e di spessore per quanto riguarda l'audio, e questo è solitamente colpa dell'unico speaker che è presente sui telefonini, va bene, ci può stare, su invece i tablet, secondo me, potrebbero iniziare a. Scusate, mi sembra bloccato. Ok, a utilizzare un dual speaker almeno da due parti contrapposte, giusto per dare un minimo di profondità per quanto riguarda l'audio. Altra applicazione è Polar Office che ci permette di visualizzare contenuti, documenti, eccetera, eccetera, che sono molto comodi per il lavoro. Possiamo leggere file di Word, quindi docs addirittura, quindi.
contenuti per di Microsoft Office degli ultimi e non quelli più vecchi, così come anche presentazioni PowerPoint oppure cartelle di Excel, file di Excel, eccetera, eccetera. Abbiamo l'applicazione per la posta in arrivo. Abbiamo due applicazioni, abbiamo Google Mail, Gmail, quindi, e appunto posta in arrivo per le email, che ci permette di configurare il nostro terminale in base al nostro gestore di posta, al nostro provider. Se non abbiamo Gmail, abbiamo, che ne so, Alice, eccetera, eccetera, possiamo utilizzare questo software al posto di appunto Gmail per poter leggere le nostre mail. Abbiamo Supernote, che ci permette di prendere appunti e quindi di scrivere o di disegnare sopra lo schermo del terminale. Applicazione che ormai è presente in tutti i nuovi dispositivi. Ecco, facciamo vedere subito una cosa, la tastiera. È diversa da quella classica di Google, una tastiera personalizzata che sinceramente io trovo piuttosto comoda, soprattutto se utilizzata ovviamente in orizzontale, perché in verticale rimane tutto molto più compatto, eccetera, eccetera, invece in verticale si estende. Abbiamo la comodità di trovare direttamente i numeri dall'1 allo 0, diciamo, subito. Sopra il classico QWERTY abbiamo i numeri come nella nostra tastiera del computer di casa, senza dover pigiare altri tasti per andare sui numeri. La digitazione è piuttosto comoda. L'unico punto negativo è forse la dimensione dello spazio, della barra spaziatrice, che è un po' ridotta. Questo è stato fatto per poter inserire più icone possibili sopra all'interno dell'interfaccia della tastiera, però in tutto sommato devo ammettere che è una soluzione molto valida. Una cosa comoda, ma veramente comoda, di questo dispositivo è la possibilità di utilizzare determinate applicazioni, che determinate applicazioni siano utilizzabili sia sul telefono, ma in contemporanea anche essere trasferite sulla station senza doverle chiudere. E non tutte le applicazioni sono ottimizzate per questa cosa, però se esempio usiamo il browser che non è Google Chrome, ma quello inserito nel telefono, e andiamo su Extreme Hardware o qualsiasi altro sito internet a nostro piacere, vediamo che, scusate, la telecamera, ok, mi sono un attimo spostato e ha preso il focus. La cosa comoda è lo switch veloce. Se inseriamo il terminale all'interno della station, bam, ecco che siamo direttamente su internet senza dover riaprire tutto. Lui mi ricaricherà la pagina e potrò visualizzare il contenuto direttamente su uno schermo da 10 pollici, da 10,1 pollici, e quindi usufruire di tutte le comodità che abbiamo citato prima, quindi del pinch to zoom e dello scalare delle immagini in maniera eccezionale, delle lettere soprattutto in maniera eccezionale, direttamente sulla nostra station. E non tutte le applicazioni sono, come dicevo prima, sono ottimizzate per questo. In effetti, se usciamo dal browser e utilizziamo Google Chrome e andiamo per esempio sul sito di Quattro Ruote, no, questa è la versione mobile, scusate, andiamo su Extreme Hardware, ok. Allora, se stiamo navigando con Chrome e vogliamo effettuare la stessa operazione, quindi inserire il terminale all'interno della nostra station,
Intanto avrete sicuramente sentito aprirsi una porta, era mio padre che veniva a curiosare, ma è stato prontamente cacciato. Se lo inseriamo, ecco, ci viene subito, veniamo subito informati con una message box che non tutte le applicazioni sono compatibili con il cambio di schermo dinamico e quindi vengono chiuse in automatico per poi dover essere riaperte manualmente. In questo caso abbiamo la fortuna che Google Chrome tiene memoria di ciò che stavamo visualizzando e quindi ci riapre direttamente tutti i tab che stavamo visualizzando sul telefono. Però se per esempio stiamo giocando a qualcosa e inseriamo il telefono all'interno della station, ovviamente perdiamo tutto ciò che stavamo facendo. Parliamo quindi della station. Ora, la station è 10,1 pollici, ha una cornice spessa più di un centimetro, direi. Troviamo sulla parte frontale la fotocamera per poter appunto scattare, fare videochiamate o anche comunque chattare su Skype, eccetera, eccetera, con la videocamera. Invece e sulla parte frontale non abbiamo nient'altro. Scusatemi se è girato lo schermo. La parte posteriore invece presenta il vano che ospita il nostro padphone e a differenza di quello precedente del Padfone 1 è aperto, in grado di consente all'utente l'utilizzo della fotocamera da 13 megapixel. Abbiamo lo speaker laterale e sempre sulla parte laterale troviamo il volume più e meno e nella parte superiore abbiamo il tasto di standby e di accensione. Non c'è nient'altro per quanto riguarda. Intanto è suonato anche il citofono, non abbiamo nient'altro per quanto riguarda l'interfaccia sopra il terminale. Quindi navighiamo, usciamo, scusate, dalla navigazione. Ora, l'interfaccia del terminale della station è leggermente differente. Questo è ovviamente un aspetto comodo per quanto riguarda questo prodotto, perché sicuramente l'utilizzo della station e quindi del tablet in sé è sicuramente differente rispetto a quello che si fa con il telefono. Quindi questo ci permette, il terminale ci permette di modificare la home e il desktop del terminale piuttosto che quello della station in base ai nostri contenuti preferiti e quindi all'utilizzo che ne facciamo. Troviamo un tasto aggiuntivo nella parte bassa con una freccetta verso l'alto che fa aprire una scorciatoia per quanto riguarda il dizionario, l'email, il calendario, la calcolatrice, eccetera, eccetera, che sono sicuramente di utilità per quanto riguarda l'utente. Abbiamo quindi, dicevamo, la possibilità di scattare delle fotografie con la fotocamera da 13 megapixel. Ora, in questo caso, come potete vedere, lo schermo viene croppato per quanto riguarda il formato corretto della nostra fotocamera del telefono, però possiamo anche utilizzare tutto schermo, questo però fa sì che l'immagine venga leggermente distorta. Abbiamo numerosissimi comandi, lo faccio vedere qui piuttosto che sul telefono perché è un po' più comodo per quanto riguarda l'utilizzo dell'interfaccia. Abbiamo appunto numerosi comandi, la possibilità di scegliere di che tipo di fotografia scattare, se una panoramica, un HDR o piuttosto che uno scenario verticale, orizzontale, notturno, neve, eccetera, eccetera. Possiamo subito utilizzare degli effetti fotografici come tipo il vintage, l'assepio, il negativo. Possiamo decidere la risoluzione della fotocamera passando dai 13 megapixel fino a un minimo di 3 megapixel. Questo incide ovviamente sulla qualità della foto e sulla dimensione del file. Abbiamo un bilanciamento dell'esposizione e del bianco.
possiamo attivare la griglia per scattare meglio le nostre fotografie e altre funzioni. Le funzioni sono veramente molte. Abbiamo la possibilità di cambiare le ISO tenendo dall'automatico, quindi gestione automatica per quanto riguarda lo scatto in base alla luminosità, eccetera, eccetera, fino ad arrivare da un minimo di ISO 50 a un massimo di ISO 800 da utilizzare ovviamente in caso di scarsa luminosità. Abbiamo la possibilità di modificare, di attivare l'autoscatto, per esempio, da 2 a 5 a 10 secondi. Possiamo modificare la luminosità dello schermo, utilizzare una messa a fuoco intelligente, eccetera, eccetera. Altra cosa molto molto comoda è la sequenza di autoscatto. Ora, ha la possibilità questo dispositivo, grazie alla capiente e veloce memoria e a, per quanto riguarda anche l'hardware veloce, il processore integrato e le prestazioni, di scattare fino a 100 fotografie in raffica e di caricarle velocemente in memoria. Adesso vi faccio vedere come si fa. Cioè, non è molto difficile in realtà, basta tenere premuto il dito sul tasto di scatto. Il telefono. Ecco, adesso giustamente non si è sentito, lo faccio sentire dal telefono che. Ecco, come avete potuto vedere in questo caso c'è la possibilità di switchare direttamente. Se sentirete. Sentirete il rumore dell'otturatore, avrete notato sicuramente il taglio del video, questo è dovuto al fatto che mi si è scaricata la videocamera mentre registravo, vabbè, comunque andiamo avanti. Se notate la vignettatura dell'immagine è perché c'era attivato il filtro LOMO, che appunto dà questo effetto strano, mettiamo nessuno, così abbiamo un'immagine chiara. E appunto normale. Proviamo a fare quindi il multiscatto tenendo premuto sul tasto di scatto. E notiamo la velocità con la quale vengono effettuati questi 100 scatti, circa 19 secondi per effettuare 100 scatti. Ok. 100 scatti eseguiti, come possiamo vedere, vengono estremamente caricati estremamente velocemente nella memoria, da 2 giga, lo ricordiamo, e quindi possiamo scegliere noi quale immagine salvare. Spuntandola, il nostro contatore salva, diciamo, aumenterà e quindi appunto avremo la possibilità di salvare tutte queste immagini ed è molto carino l'effetto perché grazie appunto alla adesso vabbè, c'ho il dito davanti, grazie alla velocità di scatto così elevata abbiamo la possibilità di effettuare anche dei piccoli montaggi in stop motion, dei video in stop motion. Ora torniamo sul nostro tablet, usciamo dalla anzi no, di verità non usciamo dalla fotocamera perché giustamente abbiamo anche la possibilità di effettuare dei video. Le impostazioni rimangono sempre sulla parte sinistra dello schermo. Abbiamo la possibilità di registrare video in Full HD, in 1080p, in 720 oppure scendere di qualità, quindi a 480 e per poi scendere ancora di livello. Abbiamo la possibilità di appunto di registrare questi filmati a 30 frame al secondo per quanto riguarda il 1080p, mentre 60 frame massimi per quanto riguarda il 720. Il 480, 720 e 1080 ormai sono formati che vengono utilizzati anche su YouTube, quindi ormai tutti i dispositivi utilizzano questi formati. Che sono quelli standard ormai, e quindi abbiamo la possibilità di fare un video e caricarlo direttamente con il terminale su YouTube. Anche qui abbiamo la possibilità del bilanciamento del bianco, quindi automatico, nuvoloso in base alle condizioni della luce. Comunque adesso non sto a perdermi dietro la videocamera, perché alla fine è la videocamera classica come tutte le altre. Abbiamo uno schermo da 10,1 pollici e un Adreno 320 per quanto riguarda la grafica,
Quindi che cosa vogliamo fare se non vedere com'è la grafica che riesce a regalarci questo dispositivo, questo display. Display IPS, andiamo ad aprire per esempio Citadel, Epic Citadel, che è un bench dotato di motore grafico Unreal Engine che ci permette appunto di navigare all'interno di questa cittadina e quindi visualizzare tutti i dettagli al massimo. Adesso aspettiamo un attimo il caricamento. Eccolo, l'ha fatto. C'è un audio elevatissimo. Abbassiamo un pelo così almeno riusciamo a sentire. Appoggiamolo. Welcome to Epic Citadel. Ecco quello che ci regala questo prodotto. Un'altra porta che sbatte in casa mia, stranamente. Possiamo vedere il livello dei dettagli, è veramente, veramente veramente un piacere per gli occhi. Proviamo ad andare giù da questa discesa, visto che ho già provato questa applicazione, ma non ho mai fatto questo giro, provo il giro alternativo. Proviamo a uscire, guardate voi i dettagli. È quello che riesce a regalarci questo prodotto. Proviamo a uscire e proviamo ad aprire quelle che sono tra le applicazioni più scaricate, quindi i giochi più scaricati e ormai tra i più famosi per quanto riguarda Android, e ce n'è uno nuovo che è uscito che merita di essere visto, non è una cosa eccezionale, per carità di Dio. Però uno schermo da 10 pollici che ti permette di giocare a Ninjump, scusate la pubblicità, nel nuovo Ninjump, il deluxe su 10 pollici, cioè ragazzi, è veramente, veramente. Sono morto subito, veramente scarso. Ok, comunque, vabbè, adesso non stiamo a. Non mi soffermo più di tanto su questo giochino, perché non ha una grafica eccezionale. Qui, a differenza, ecco, però ho avuto modo di farvi vedere che a differenza del telefono, abbiamo la possibilità di ruotare anche la schermata principale, cosa che ovviamente nel telefono non avviene. Una nota positiva e quindi da nominare, e quindi anche una delle note più utili di questo prodotto, è la possibilità di utilizzare, così come succedeva nel Padfone 1, la station per caricare la batteria del telefono. La Padfone Station, come ho detto all'inizio di questa video recensione, è dotata di una batteria da 5000 mAh, che praticamente sono più del doppio rispetto a quella del telefono normale, e permette di gestire in maniera personalizzata la memoria. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui noi inseriamo il telefono nella Padfone Station, possiamo fare in modo che essa ricarichi il telefono nel caso la batteria si stia scaricando, oppure abbiamo la possibilità, per esempio, di utilizzare la batteria al 50-50, quindi invece che scaricare prima la batteria del Padfone e dopo usare quella della station, abbiamo la possibilità di far scendere la batteria gradualmente un po' dalla Padfone Station e un po' dal Padfone. C'è l'Asus Padfone Station Assistant, che appunto ci permette la configurazione di tutti questi parametri. Nell'assistant c'è anche vabbè, la frequenza con quale si può controllare la posta, la modalità di utilizzo delle chiamate, nel senso,
se ci telefonano mentre stiamo utilizzando il telefono all'interno della station, per rispondere possiamo estrarre direttamente il telefono dalla station e appunto rispondere alla chiamata senza che succeda niente, oppure possiamo rispondere direttamente dalla station, ma solo, ovviamente soltanto in modalità viva voce. Una cosa simpatica è la possibilità di anche di telefonare direttamente con la station, ovviamente sempre con il viva voce. Benvenuto nel servizio dedicato alle modalità di ricarica Vodafone. Se hai già acquistato una ricarica Vodafone e E come desideri potete vedere non c'è la ricaricarla, possibilità digita 1. ovviamente di togliere Per il viva voce perché non si può fare Action Vodafone Action. altrimenti. Certo, per una persona che ha difficoltà a vedere i tasti, potete vedere che sarebbe molto comodo digitare un numero sopra questo schermo da 10 pollici. Ovviamente si fa per scherzare, però. Allora, stavo pensando di aggiungere qualcosa. Sì, vediamo i video su YouTube, una cosa che mi sono dimenticato di visualizzare. Cerchiamo immediatamente un video. Facciamo per esempio un video di Star Trek, un trailer del nuovo film Into the Darkness, che dovrebbe uscire tra un po', però ormai ci sono già tutte le anteprime e vediamo come si vede. Sempre che la mia videocamera si decida di mettere a fuoco molto bene, brava. Prima di andare avanti però preferisco aumentare la luminosità al massimo per regalare al meglio i colori che questo dispositivo è in grado di regalarci. Quindi torniamo, grazie alla barra che ci permette di vedere tutti i contenuti aperti, torniamo sul nostro video e facciamolo continuare. Certo, il video è scuro, quindi i colori non saranno molti. La qualità di questo schermo è veramente eccellente e nonostante magari nella videocamera possa sembrare che ci siano un mucchio di scusate, un mucchio di riflessi, ecco, non mi veniva la parola. Sì, i riflessi ovviamente ci sono, ma come ci sono su tutti gli schermi. Però c'è da dire che nonostante i riflessi, la qualità è alta e quindi si riesce a vedere il contenuto dello schermo ugualmente. Che altro aggiungere su questo dispositivo? Il mio giudizio personale, ah, ecco, una cosa che non ho detto né per quanto riguarda il telefono né per quanto riguarda la station è una delle poche cose personalizzate da parte di Asus per quanto riguarda l'interfaccia. Abbiamo visto, vabbè, l'assistant, Padfone Assistant per quanto riguarda posta e gestione della batteria, ma a parte quello abbiamo il menu a tendina che ci permette di abilitare o modificare le varie impostazioni del telefono, quindi abilitare la wifi o piuttosto che lo scambio dati tramite il modulo 3G e il salvataggio della batteria in modo intelligente che appunto ci permette di ottimizzare l'utilizzo della batteria tra Padfone Station e Padfone. Abbiamo appunto questo menu di questi colori violacei personalizzato appunto da Asus che trovo molto carino e di veloce utilizzo, ci permette di configurare velocemente e visualizzare le varie wifi presenti in zona.
ci permette di abilitare appunto Bluetooth, eccetera, eccetera, modificare velocemente l'audio tramite l'apertura veloce dell'audio wizard, oppure entrare velocemente nelle impostazioni del telefono, quindi tutto quello che riguarda il nostro account, le reti, eccetera, eccetera. Che altro aggiungere di questo terminale? È un terminale senza ombra di dubbio, eccellente. Ha uno schermo, da 4,7 pollici, il telefono super IPS. Brillante, la velocità di touch e la risposta è incredibile. E il pinch to zoom, siamo rimasti sorpresi dalla velocità di navigazione di questo prodotto, soprattutto per quanto riguarda lo scaling delle immagini, il rendering delle immagini e delle lettere, e delle lettere nei contenuti online. È un prodotto che non costa poco, è un prodotto che viene venduto. Soltanto il telefono si trova a 599 euro, con la station si trova a 7,99 da 32 giga o 8,99 con la configurazione da 64 giga di memoria. Sicuramente non è alla portata di tutti, soprattutto non è alla portata di tutti i portafogli, ecco. Però è veramente, veramente un prodotto di fascia estremamente alta, utile per chi soprattutto vuole. È utile per due fasce, secondo me, di utenza. La prima è quella che fa del telefono e del tablet uno strumento di lavoro. Può essere, è comoda sicuramente per chi lavora online una soluzione del genere, la possibilità di switchare da un monitor da 4,7 pollici, se siamo fuori casa con la navigazione 3G, infilare il telefono direttamente nella station e quindi continuare a lavorare magari online su uno schermo più elevato, la possibilità di visualizzare documenti Office su uno schermo da 10 pollici. E tutto comunque sulla memoria del telefono, oppure è comodo per chi vuole essere un po', come dire, cool di tendenza, che magari vuole il terminale di ultima generazione, che magari è anche un po' useless per quanto lo riguarda, ma che vuole vedere i contenuti in maniera eccezionale, sta molto spesso a vedere video su internet, cioè utilizza questo terminale per giocare e magari vuole avere l'opportunità di avere i giochi sia sul telefono che sul tablet e quindi avere una soluzione del genere potrebbe essere comoda. Sicuramente, come ho detto prima, il prezzo non è proprio contenuto. Adesso l'Asus, tra l'altro, ha già presentato la versione nuova e quindi si presume che il prezzo di questo prodotto scenderà considerevolmente. Non ho nient'altro da aggiungere, appunto, in definitiva non posso far altro che dare un ottimo voto a questo prodotto. E nient'altro, anzi, aggiungo che se andrete sulla nostra pagina, sul nostro portale Extreme Hardware, potrete trovare dei contenuti approfonditi, ci sono dei benchmark che abbiamo effettuato e comparati con i risultati di altri terminali Apple o anche altri Google, ad esempio anche il vecchio tra virgolette, perché comunque vecchio un parolone, Nexus 7. Vecchio perché l'abbiamo recensito prima di questo, e ci saranno delle immagini scattate con la fotocamera e quindi potrete vedere in formato pieno quello che è in grado appunto di fare la fotocamera da 13 megapixel installata su questo terminale. Quindi io non faccio altro che salutarvi e rimandarvi al nostro sito internet extremehardware.com. Un saluto da tutti e dallo staff, da Angelo, ciao a tutti.